Ma se vi dicessi che il festival non è nato a Sanremo? I primi tentativi di organizzare una gara canora italiana si tennero a Viareggio nel 1948 e nel 1949. Ebbero molto successo, ma a causa di alcuni problemi economici si interruppero nel 1950. Ma quindi, com'è nato il Festival di Sanremo? E perché si svolge ogni anno proprio nella città dei fiori? L'idea di un festival della canzone italiana fu del ragioniere sanremese ed ex partigiano Amilcare Rambaldi, il quale fu incaricato di ideare degli eventi che rilanciassero il casinò della città di Sanremo. Tra una sfilata di moda e un torneo internazionale di bridge c'era anche l'idea di organizzare una gara canora. Angelo Nicola Amato, l'allora direttore delle manifestazioni del Casinò di Sanremo, e il conduttore radiofonico Angelo Nizza presero in prestito l'idea di Rambaldi e nel 1951 diedero vita alla prima edizione del Festival di Sanremo. A differenza delle sperimentazioni di Viareggio, che si erano svolte in estate, il Festival di Sanremo si sarebbe svolto durante l'inverno. In pratica avrebbe dovuto incrementare le presenze in un periodo in cui il turismo balneare è praticamente assente. La prima edizione di Sanremo, che si aprì con queste parole: "Signore e signori, benvenuti al Casinò di Sanremo per un'eccezionale serata organizzata dalla RAI, una serata della canzone con l'orchestra di Cinico Angelini", era completamente diversa da quella che siamo abituati a vedere oggi. Innanzitutto la location in cui era ambientato era il salone delle feste del Casinò di Sanremo e non il teatro Ariston, che verrà usato solo successivamente. Non c'erano delle poltroncine, bensì dei tavoli per il pubblico presente, che conversava e cenava mentre gli artisti, che erano soltanto tre, cantavano le 20 canzoni allora in gara. Immaginate insomma in che confusione dovevano esibirsi i concorrenti, camerieri che passavano tra i tavoli, rumori di posate, pubblico che parlava di continuo, insomma un po' quello che trovate ancora in qualche vecchia registrazione jazz, ma qui con effetti diversi, anche perché praticamente non ci sono testimonianze di ciò che avvenne, tranne per qualche trafiletto di giornale. La prima edizione di Sanremo, insomma, fu un mezzo fiasco. Pensate che il pubblico era così scarso di numero che gli organizzatori avevano dovuto richiamare altre persone per riempire la sala. Eppure i giornalisti e critici dell'epoca non è che avessero apprezzato più di tanto l'evento, che infatti fu snobbato del più. Alla fine, a vincere la prima edizione del Festival di Sanremo comunque fu Nilla Pizzi con Grazia dei Fiori, canzone che rimarrà nella storia della musica italiana. A pochi anni di distanza da quell'esordio un po' sfigato, il Festival di Sanremo cambiò pelle e diventò il fenomeno televisivo e sociale che oggi conosciamo. Sono due le date che hanno segnato la storia del Festival. Nel 1955 la gara fu trasmessa per la prima volta in televisione, cosa che fece crescere a dismisura la popolarità del Festival. L'altra data simbolo è quella del 1958, ovvero l'anno del trionfo di Domenico Modugno con Nel blu dipinto di blu. Non una canzone qualsiasi come sappiamo, ma la canzone. Durante la sua esibizione Modugno sbagliò le parole, saltò l'intera strofa e cantò con le braccia spalancate. Un gesto inusuale per l'epoca, ma proprio quel modo di cantare ottimista, spensierato, liberatorio fu l'istantanea di un paese che stava attraversando gli anni del cosiddetto miracolo economico. L'Italia del dopoguerra era ripartita con un ritrovato entusiasmo e Nel blu dipinto di blu aveva rappresentato proprio la colonna sonora di quella rinascita. La canzone ebbe un successo clamoroso non solo in Italia ma in tutto il mondo, tant'è che ancora oggi, con più di 20 milioni di copie vendute, è una delle canzoni di maggiore successo di tutti i tempi. Da quel momento in poi il festival diventò nel bene e nel male lo specchio della nostra società. Nei successivi anni 60 sono saliti sul palco di Sanremo artisti diventati leggende della musica italiana, da Adriano Celentano a Mina, passando per Luigi Tenco, tanto per citarne alcuni. La partecipazione di Tenco al festival però è passata alla storia non solo per la sua indimenticabile Ciao amore ciao. Nel 1967, dopo che la canzone venne scartata dalla finale di quell'anno, il cantatore genovese si suicidò nella sua camera d'albergo. Fu un evento tragico non solo per la storia del festival, ma per l'Italia intera. La morte di Tenco fu vista infatti come una sorta di cattivo presagio, l'inizio di un periodo buio e pieno di incertezze. Gli anni a seguire, i cosiddetti anni di piombo, portarono nel nostro paese violenza, lotta armata e stragi. La paura che gli italiani stavano vivendo si era riflessa anche sul Festival di Sanremo, che stava attraversando un lento declino, almeno fino al 1977, quando avvenne la grande svolta. Il festival cambiò casa e si trasferì al Teatro Ariston. Il festival non cambiò solo location, ma rinnovò la propria formula, inserendo nuove categorie, cambiando di volta in volta il regolamento e aprendo le porte anche ad artisti internazionali del calibro di Whitney Houston, Madonna, i Kiss, i Rem, i Duran Duran, i Queen, David Bowie e U2. Ve lo ricordate Bono Vox che si inchinò davanti a Mario Merola? No, non sto scherzando, è successo veramente. Mattatore di quegli anni fu Pippo Baudo, recordman in Sanremo con ben 13 festival da conduttore. E fu sempre in quegli anni che il festival si allontanò dalla formula classica di gara canora.
per diventare uno show televisivo a tutti gli effetti, con monologhi, fuori programma, polemiche e scandali che hanno fatto la storia. Le nuove generazioni sono cresciute con Bugo e Morgan, ma sicuramente qualcuno di voi ricorderà quella volta in cui un uomo tentò di suicidarsi lanciandosi dalla balconata dell'Harrison, prima di essere fermato proprio da Pippo Baudo. In realtà fu un finto tentato suicidio. Successivamente, infatti, si rivelò solo una messa in scena. Non sono da meno nemmeno le esibizioni dei cantanti in gara, come quelli di un giovanissimo Neck che nel 1985 portò sul palco una canzone dichiaratamente antiabortista. Si chiamava In Te. O quella volta in cui Anna Oxa si esibì nel 1999 con un perizoma in Bella Vista. Per non parlare di quando nel 2009 Povia portò a Sanremo Luca era gay, suscitando le ire della comunità LGBTQI+. Di riflesso ne risentì anche l'immagine dell'Italia all'estero. Il Financial Times, ad esempio, definì il Festival di Sanremo come una sagra del kitsch fatta di canzoni orribili. Prendendo in prestito una battuta della The Jackal, i primi anni 2000 del festival possono essere riassunti così. Sanremo è un pendolo che oscilla tra il "ma chi è questo?" e un "wow, ma questo è ancora vivo?". In effetti, per anni, Sanremo è stato visto come qualcosa di vecchio e poco interessante. Solo a partire dalle edizioni condotte da Carlo Conti prima e soprattutto quelle di Amadeus poi, la situazione si è capovolta. Il festival ha aperto le porte ad artisti della scena indie e non solo, creando un mix di tradizione e modernità, cercando soprattutto una rinnovata formula radiofonica. Pensate alla vittoria dei Maneskin. Chi avrebbe mai immaginato che una canzone così distante dalla classica melodia sanremese potesse vincere il festival? O a Brividi di Mahmood e Blanco, che è diventata la prima canzone, da Nel blu dipinto di blu, a vincere sia il Festival di Sanremo che risultare il singolo più venduto dell'anno. E poi come non citare il Fanta Sanremo, un gioco diventato virale e che ha saputo unire vecchie e nuove generazioni, inventando un nuovo modo di guardare il festival. Se volete sapere di più sul Fanta Sanremo, abbiamo realizzato un video doc che vi lasciamo qui. Insomma, Sanremo è cambiato nel tempo, adattandosi ai gusti degli italiani, che da più di 70 anni continuano a seguire quello che possiamo considerare un po' come la nostra serata degli Oscar. Anche se non lo ammettiamo mai, insomma, quanto ci piace parlare di Sanremo. Ogni 4 anni diventiamo tutti allenatori della nazionale, quindi perché non vestire anche i panni di direttore artistico del festival? Alla fine, alla domanda perché guardare Sanremo, restiamo sempre con la stessa risposta, perché in fondo Sanremo è Sanremo.